Ciao, in questo video, come negli altri precedenti, ci occupiamo di derivare il quoziente di due funzioni. In realtà, nel passato, ci siamo occupati anche di derivare il prodotto di due funzioni. L'importante è ricordare sempre molto bene quali siano le operazioni e le regole da seguire. Quando si parla di derivata di un quoziente di due funzioni, si dice che la funzione è data dal rapporto tra due espressioni contenenti la x, di cui al numeratore indicherò con n di x l'espressione e al denominatore invece lo indicherò con d x. Quindi il numeratore, nel nostro caso della prima funzione, è seno di x, nel secondo caso ecco il numeratore e quindi cercherò di verde tutti i numeratori delle nostre funzioni. Invece il denominatore ovviamente è quello che sta nella parte sotto alla frazione e quindi tutti i denominatori saranno questi che sto cerchiando di giallo. E come già detto negli altri video, è importante avere un metodo, io vi do il mio. Nel mio metodo io seguo soltanto due passaggi. Come primo passo io mi scrivo sempre la formula, sebbene io la sappia a memoria. Scriverla aiuta a non commettere errori sciocchi. La derivata di un quoziente di due funzioni si ottiene in questo modo. Al denominatore metterò il quadrato del denominatore della funzione. Invece al numeratore metterò la differenza tra n' per il denominatore con numeratore per d'. Ecco che nel secondo passaggio del mio metodo mi devo scrivere tutte queste quantità. Perciò mi scrivo nx e la sua derivata, che nel nostro caso corrispondono a, eccolo qui il nostro esempio, seno di x è la quantità che è al numeratore, la sua derivata è coseno di x. Ora devo fare la stessa cosa per capire qual è il denominatore e quindi trovare anche la sua derivata. Il denominatore è coseno di x meno 1 perché lo leggo. La sua derivata, io do per scontato che voi abbiate presente tutte le regole delle derivate elementari, coseno di x portato alla derivata è meno seno di x. A questo punto, dopo aver scritto, diciamo, questi elementi basici, andrò a sostituire nella mia formula. Perciò la derivata prima al denominatore elevo al quadrato la d, perciò tra parentesi scrivo coseno di x meno 1 tutto alla seconda. Al numeratore invece la nostra regola, la scrivo qua sotto così la vedete subito, n' per d meno n per d' tutto fratto d alla seconda. Al numeratore scrivo n' coseno di x per il denominatore coseno di x meno 1 meno. Ora prendo il numeratore, cioè seno di x, e lo moltiplico per d' meno seno di x. A questo punto bisognerebbe fare tutti i passaggi per cercare di ottenere un'espressione più sintetica. A questo punto vediamo che coseno alla seconda più seno alla seconda, per diciamo la prima legge fondamentale della goniometria, corrisponde a 1. Perciò mi rimane 1 meno coseno x fratto coseno di x meno 1, che volendo io posso invertire perché il quadrato di un binomio può anche avere all'interno l'inversione dei segni. Visto che noi sicuramente da qualche parte avremo scritto che la condizione di esistenza corrisponde al fatto che il coseno di x non sia 1, allora posso semplificare ottenendo che la derivata prima è 1 fratto 1 meno coseno di x. Iniziamo quindi, per derivare la funzione che leggiamo, a scriverci la formula. Y' è uguale al rapporto tra il denominatore d alla seconda, che
Invece al numeratore mettiamo la differenza che c'è fra n' per d e n per d'. Al secondo punto del nostro metodo dobbiamo scriverci tutte le espressioni. Al numeratore leggiamo e alla x più 1, perciò il numeratore derivato è uguale e alla x. Il denominatore invece è e alla x più 2. La sua derivata è la funzione e alla x più 0 e quindi non lo scrivo. Per inciso, vedete che io delle volte scrivo n di x, delle volte scrivo n, ovviamente la stessa cosa, vado semplicemente più veloce. Bene, a questo punto vado a sostituire nella formula scritta al primo punto tutte le espressioni analitiche che ho trovato appena adesso. La derivata prima è una frazione in cui il denominatore è il quadrato del denominatore, perciò parentesi, e alla x più 2 tutto chiuso elevato al quadrato. Invece sopra al numeratore metterò la differenza che c'è fra n', che moltiplica la d, e alla x più 2, e dopo la segno meno metterò la n, cioè parentesi e alla x più 1. Mi raccomando l'uso delle parentesi perché sarebbe errore grave non metterle. Dopo che ho scritto la n devo moltiplicare per la d', e cioè la moltiplico per e alla x. Sicuramente anche qui vale la pena di svolgere i prodotti per semplificare l'espressione. Come alternativa alla moltiplicazione di questi termini e questi termini, possiamo anche procedere al raccoglimento del fattore comune. Raccolgo al numeratore il fattore e alla x. Vedete che si possono fare tante cose. Dentro la parentesi, dopo aver raccolto, mi rimane e alla x più 2 meno e alla x meno 1 perché ho già cambiato il segno. Sotto invece, come già detto anche nei precedenti video, il denominatore deve sempre essere indicato, mai svolto. Andiamo quindi a sommare gli elementi simili che vanno ridotti. 2 meno 1 fa 1, perciò abbiamo trovato che la derivata prima di questa seconda funzione corrisponde a e alla x tutto fratto e alla x più 2 elevato al quadrato. Siamo pronti quindi per il terzo esercizio e vedo che forse possiamo andare anche in maniera più rapida. Avete visto che ho già il metodo pronto, la formula scritta, e come secondo passaggio mi devo scrivere quanto vale n, il numeratore, e quanto vale il denominatore. Leggiamo. Nella nostra funzione al numeratore c'è e alla x, la cui derivata è uguale ad e alla x stessa. Il denominatore è uguale all'espressione e alla x meno 1, la cui derivata è ancora uguale alla x. Basta quindi adesso semplicemente sostituire all'interno della formula le nostre quantità. Al denominatore, cosa che io metto sempre per prima, così non mi dimentico di elevare al quadrato, scriverò il quadrato appunto del denominatore di partenza, e alla x meno 1 tutto elevato alla seconda. Sopra, al numeratore, metto la differenza tra n' per la d, cioè e x meno 1, e dopo il segno meno metto la n e alla x per il denominatore derivato, cioè e alla x. Anche qui, come prima, posso decidere di moltiplicare oppure posso decidere di raccogliere. Raccolgo perché penso che sarà più veloce. Quindi al numeratore il raccoglimento mette davanti e alla x e dentro la parentesi mette i fattori rimasti, e alla x meno 1 meno e alla x. Al denominatore invece ricopio il tutto mai elevando al quadrato. Vedo che questi due termini si riducono, perciò la nostra derivata diventa uguale all'espressione e alla x fratto e alla x meno 1 tutto elevato alla seconda. Benissimo anche questo quarto.
Al numeratore abbiamo e alla x, la cui derivata è uguale alla funzione stessa. Al denominatore abbiamo logaritmo di x meno 1, la cui derivata elementare è 1 fratto x. Andiamo a sostituire all'interno della formula le nostre quantità. Al denominatore mettiamo subito il quadrato di logaritmo di x meno 1. Invece al numeratore andremo a mettere la sottrazione tra il prodotto di n' con la d, che trascrivo adesso, e dopo mettiamo il numeratore e alla x per la derivata del denominatore. In questo caso intuisco che basterà soltanto raccogliere il fattore comune e alla x e quindi dentro parentesi mi rimarrà logaritmo di x meno 1 meno 1 fratto x. Al denominatore invece lascio invariato mai elevando al quadrato. Siamo arrivati alla conclusione, ci basta scrivere che il numeratore è uguale alla x, la sua derivata è uguale alla funzione stessa, invece il denominatore è seno di x, la cui derivata corrisponde a coseno di x. Andiamo quindi a sostituire all'interno della formula, quindi al denominatore avremo il quadrato del seno di x. Invece al numeratore avremo n' per la d meno la n normale per la d'. Anche qui, se vogliamo, possiamo raccogliere il fattore in comune in modo che la nostra espressione sia scritta in maniera fattorizzata, che è sempre molto più elegante piuttosto che scritta tutta, diciamo, dilungata. Bene, abbiamo visto quindi come si risolve anche la derivata del quoziente tra due funzioni. Se avete bisogno però di altri esercizi, sapete che li potete trovare nella stessa playlist in cui avete trovato questo. Vi saluto e arrivederci a presto.